podcast. In Italia e in Europa le persone adesso vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza, di questa macelleria. Le persone pensano a cosa possiamo fare per portare la pace. Semmai Mario Draghi ha indossato l'elmetto, di certo lo ha tolto davanti a Joe Biden. Io sono Annalisa Cuzzocrea e questo è Daytime della Stampa. Chi ha criticato aspramente il presidente del Consiglio italiano in queste settimane anche all'interno della sua maggioranza, lo ha fatto il presidente del Movimento 5 Stelle Conte, lo ha fatto il leader della Lega Matteo Salvini, lo ha descritto come prono agli interessi americani che sarebbero quelli di far continuare la guerra. Ma nello studio Vale della Casa Bianca, a colloquio con il presidente degli Stati Uniti Biden, Draghi ha portato per prima cosa il desiderio di pace dell'Europa, dicendo anche però che Putin ha cercato di dividerci invano, di dividere invano l'Unione Europea e gli Stati Uniti senza riuscirci. Dal canto suo Biden ha detto che un'Unione Europea più forte è anche nell'interesse degli Stati Uniti, anche se ha riconosciuto che c'è concorrenza tra i due continenti, e ha fatto un apprezzamento a Draghi, ha detto di aver apprezzato il suo sforzo riuscito di unire la NATO e l'Unione Europea. Proprio sull'atteggiamento nei confronti del governo Draghi e nei confronti della guerra della Russia in Ucraina si erano divisi in queste settimane il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che invece sono uniti in alleanza anche alle prossime amministrative di giugno, tanto che il Movimento 5 Stelle quasi dappertutto, in moltissimi capoluoghi di provincia, non presenterà le sue liste perché, dice Conte, siamo ancora in una fase di riorganizzazione. Marciano uniti quindi alle amministrative, ma divisi su molte cose, perché Conte ha più volte attaccato Draghi, pretendeva che Draghi andasse a parlare in Parlamento prima di andare a Washington, spiegasse ancora una volta la posizione italiana. Soprattutto Conte ha criticato l'invio di armi sempre più pesanti, così ha detto, in Ucraina, anche se il suo partito ha votato la risoluzione che permette quell'invio. Letta ha avuto un altro atteggiamento, si sono divisi su questo, si sono divisi sul termovalorizzatore di Roma, che secondo il Partito Democratico si può fare in modo ecosostenibile, secondo il Movimento 5 Stelle, soprattutto chi è più legato alle origini del movimento, e quindi Beppe Grillo e quindi Virginia Raggi, un termovalorizzatore è comunque un ritorno indietro sul piano della transizione ecologica. Insomma, c'è stato ieri questo incontro di 2 ore tra Letta e Conte, e da entrambe le parti hanno fatto sapere che non è che è proprio andata benissimo. Si è deciso di andare avanti insieme, un'alleanza ormai ineluttabile, quella tra PD e Movimento, anche perché se non ci fosse la già probabile vittoria del centrodestra alle prossime elezioni politiche diventerebbe forse scontata, così pensano in molti. Però ci sono stati dei toni duri e ognuno è rimasto sulle sue posizioni. A Rimini c'è la prima denuncia di una ragazza di 26 anni che è andata in procura a dire di essere stata molestata da un alpino durante questo mega raduno che c'è stato, con centinaia di migliaia di alpini che hanno preso da assalto la città, e anche le ragazze della città che hanno raccontato di aver subito molestie, frasi oscene, mani addosso. Non una di meno, l'associazione ha raccolto molte denunce, 200 denunce di questo tipo. Adesso c'è anche la prima denuncia in procura, soprattutto c'è la frase del ministro della difesa Guerini, che ha parlato finalmente di un atto gravissimo, mentre il giorno prima l'Associazione Nazionale Alpini aveva un po' derubricato la questione dicendo che è fisiologico che se arrivano tanti uomini in una città possano succedere cose del genere. Guerini ha invece detto che sono episodi che certamente andranno accertati, ma che non possono, non devono essere sottovalutati. Comunque è chiaro ormai che il problema è culturale, che c'è una cultura sessista, macista, irrispettosa dei diritti e della volontà delle donne, che permane in un pezzo di questo paese e in un pezzo delle sue forze armate. Stefania, mamma, mamma,
È stata accolta con un'ovazione la Kalush Orchestra, la band ucraina che fa un mix tra hip hop e folk. Ieri sera all'Eurovision di Torino, ieri c'è stata appunto la semifinale, sabato ci sarà la finale. Gli ucraini sono i favoriti.